Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi parliamo di questa comunicazione che il GSE ha inviato ai produttori non più di 2 settimane fa. Comunicazione che ha per oggetto il sollecito dell'invio della richiesta di qualifica di sistema efficiente di utenza. Oddio, cos'è? Non vi preoccupate, so che quando arrivano comunicazioni da GSE è sempre un po' inquietante, ma non è niente di grave, vediamo di capirci qualcosa. Prima di tutto vediamo a chi è rivolta questa comunicazione, chi sono i soggetti obbligati a rispettare questo sollecito. Ecco, tutti gli impianti connessi prima del 30 aprile 2017 che sono collegati in alta tensione, in media tensione o in bassa tensione e che hanno più di un produttore connesso allo stesso sistema. Quindi tutti gli impianti in alta tensione, tutti gli impianti in media tensione. Invece per gli impianti in bassa tensione dovete verificare se siete un caso particolare che ha più produttori connessi allo stesso punto di connessione. Cosa viene richiesta in questo sollecito? In pratica viene richiesto l'invio della appunto richiesta di qualifica di sistema semplice di produzione e consumo. In pratica consiste nell'invio al GSE dei dati dell'impianto, dei dati dell'utenza, dell'unità di consumo e la richiesta di qualifica o sistema efficiente di utenza o altri sistemi di produzione e consumo. Che cos'è un sistema di produzione e consumo? È appunto un sistema collegato a un punto di connessione della rete elettrica nazionale nel quale sia presente un generatore di energia elettrica e un'unità di consumo. Il GSE ci ricorda che gli stessi impianti che hanno ricevuto Il GSE ci ricorda che nel 2018 gli stessi impianti che oggi ricevono il sollecito erano già stati invitati a inviare la richiesta di qualifica entro il 10 settembre 2018, ma non avevano dato nessun riscontro. Quindi, qual è la nuova scadenza? 30 settembre 2019. Entro quella data bisogna inviare al GSE la richiesta di qualifica. Come si fa a fare questa cosa? Sul portale GSE, attivando il servizio SPC, sistemi di produzione e consumo, si può appunto compilare la richiesta, allegare tutti gli allegati che servono e adempiere a questo obbligo. Ma veniamo alla quinta e ultima domanda, e cioè perché il GSE ci sollecita a fare questa richiesta di qualifica? Perché attraverso la qualifica, attraverso l'analisi della documentazione che mandiamo per la qualifica, potrà verificare due cose, cioè la conformità dell'impianto alle norme vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio e a tutti gli adeguamenti che erano obbligatori negli anni passati. In più, e questo probabilmente è il punto principale dell'indagine, sarà possibile verificare l'esistenza di clienti nascosti. Cosa sono questi clienti nascosti? Sono dei soggetti terzi connessi allo stesso punto di connessione dell'impianto di produzione, che possono essere sia clienti produttori che clienti consumatori, che non risultano in alcun modo dalla documentazione del GSE. Perché sono nascosti o comunque considerano indebitamente connessi? Perché un impianto non qualificato come sistema di produzione e consumo deve avere per forza coincidenza tra soggetto produttore e soggetto intestatario del punto di connessione. Mentre un SEU, un sistema di produzione e consumo, può avere due soggetti diversi tra produttore e consumatore, però deve essere appunto registrato sul portale GSE come SPC. Anche a me è capitato una volta di trovare un impianto costruito su un capannone di un'azienda che aveva cambiato l'intestazione della bolletta e quindi praticamente l'impianto risultava della ditta proprietaria dell'immobile, ma l'utilizzatore dell'energia era la ditta che aveva affittato il capannone. Questo consiste in un uso commerciale dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, non più autoconsumo. E quindi c'è stato un gran casino con Dogana, eccetera. È stata poi richiesta la qualifica SEU e dopo abbiamo risolto tutto. Però diciamo che sono delle condizioni particolari che vanno gestite nella configurazione corretta e richiedono appunto queste verifiche. Abbiamo detto che un sistema di produzione e consumo ha un'unità
di produzione, un'unità di consumo. Se avete un impianto in cessione totale, quello può essere considerato un caso particolare, perché il consumo è legato esclusivamente al servizio ausiliare di quell'impianto. Ecco perché non va fatta a quel punto la richiesta di qualifica SPC, ma già sia previsto per questi casi l'invio di una dichiarazione sostitutiva al suo indirizzo PEC. C'è il link nella lettera di sollecito, ma ve lo riporto anche in descrizione. Basta compilare quella dichiarazione e inviarla alla PEC, così avete adempiuto ai vostri obblighi. Domanda delle domande: cosa succede se non si fa? Se entro il 30 settembre 2018 gli impianti... Se entro il 30 settembre 2019 gli impianti che hanno ricevuto questo sollecito non danno comunque riscontro, quindi non inviano la richiesta di qualifica, il GSE provvederà a segnalare questi impianti all'autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente, insomma l'ARERA, l'ex AEG, come volete chiamarla, e al gestore di rete di zona. In più, il vostro impianto verrà inserito nella lista degli impianti prioritari per il sopralluogo di verifica da parte del GSE. Quindi sinceramente è meglio fare questa pratica prima possibile, anche per un discorso di tranquillità, perché appunto da queste verifiche deriva anche la consapevolezza di essere a posto con l'impianto, di avere delle documentazioni a norma, di essere comunque in regola e di produrre in modo corretto e debito. Bene, questo chiarimento sulla comunicazione GSE finisce qui. Fatemi sapere nei commenti se l'avete ricevuta, non l'avete ricevuta, siete salvi oppure siete incasinati. Se vi servono consulenze o appunto aiuto per la pratica, potete contattarmi, vi lascio tutti i link in descrizione. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sulle ultime novità. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi è stato utile, non vi è stato utile, avete dei dubbi, chiarimenti, perplessità, preoccupazioni. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale. Se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti perché non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. In descrizione trovate i link a tutti i miei canali social per informazioni e consulenze. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, anche questo link ve lo lascio in descrizione. Io vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì per un nuovo video. Un saluto da andreapiccinelli.net.